L'angolo dell'esperto, dalle 12 alle 13 su Radio Stella Città. Buongiorno, nuovamente in diretta qui dagli studi di Radio Stella Città. A fianco a me ho l'avvocato Andrea Miroli, bentornato. Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti. Oggi guarda, gli inglesi mi hanno fatto a pezzi perché sono un pochino allergica e sto veramente rintronata. Faccio parte di quel mondo che quando arriva questo periodo e ci sono i pollini nell'aria divento proprio un altro, cioè vivo nel mondo mio perché hai la testa veramente pesante chiusa. Va bene, bando alle ciance. Allora, oggi so che andiamo ad affrontare, innanzitutto questo sarà il nostro ultimo appuntamento. Sì. Dovrebbe esserci il pianto. Spero che insomma tornerai la prossima stagione invernale, l'invito è aperto. Grazie, assolutamente. Grazie. Anche perché insomma è seguito e interessa il programma. Però so che oggi affronteremo la questione delle intercettazioni telefoniche. Sì, tema spinoso e ricorrente nella pratica, no? Perfetto. Le limitazioni che comporta i diritti delle persone. È quello soprattutto, è molto ricorrente. Poi con Berlusconi insomma ne abbiamo sentite di tutte e di più, Non toccare questo argomento perché è impegnativo, No, è impegnativissimo, non lo metto in dubbio. Però guarda, l'altra sera stavamo vedendo Striscia la Notizia e il mio compagno e dici, però certo il giorno che Berlusconi andrà via, come faranno questi comici, non lo so, perché è vero, è lui che alla fine ti dà sempre da parlare, nolenti, cioè o lo vuoi o non lo vuoi, comunque ne crea sempre qualcuna. Sì, sì, è vero, verissimo. E quindi sta sempre nell'occhio del ciclone e sta sempre al centro dell'attenzione. È impressionante, è così. Oh, salutiamo Fabio Marucci che viene sempre a disturbarci, a farci gli scherzetti. Bene, entriamo subito in merito all'argomento di quest'oggi. Innanzitutto penso che vorrai introdurre dal punto di vista legislativo la questione delle intercettazioni. Sì, le intercettazioni, come diciamo, rappresentano un elemento molto invasivo rispetto a quella che è la vita e la privacy delle persone, no? Perché la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono un principio addirittura tutelato dalla nostra Costituzione, precisamente dall'articolo 15 della nostra Costituzione. Quindi sì, essendo un precetto che è stato recepito nel documento più importante del nostro Stato, della nostra nazione, qual è la Carta Costituzionale, voi capirete bene quella che è l'importanza, no, di questo principio, ed è per questo che ci sono tutta una serie di limiti che sono imposti, per cui diciamo innanzitutto iniziamo dicendo che soltanto con un provvedimento dell'autorità giurisdizionale si può passare a captare le conversazioni tra soggetti. Okay? Certo. Questo rappresenta un principio che può apparire, diciamo così, una cosa banale, una cosa scontata, ma così non è, perché poi vedremo come invece molto spesso può accadere, soprattutto con gli strumenti di ultimissima generazione, no? Che cosa significa? Che effetti può comportare in qualche modo registrare una conversazione, no? Con il proprio smartphone o con altri strumenti tipo telecamere e quant'altro di altre persone? Quali sono gli effetti? Questo lo vedremo un attimino nel proseguo. Adesso prima parliamo in maniera più generalistica possibile di quelle che sottolineo sono... Sottolineo una cosa, che adesso è possibile acquistare dei programmi proprio tramite internet, dove, e spesso lo si fa quando si parla di rapporto di coppia, purtroppo. Sì, è vero. Dove uno dei due compagni, il compagno o la compagna, insomma, decide di mettere sotto controllo il telefono, insomma, dell'altra metà e quindi a poter ascoltare quelle che sono le conversazioni. Ed è una cosa gravissima. Il problema è che ci sono questi programmi che tu puoi acquistare senza problemi e quindi in questo modo violi la libertà dell'altro. Però lo sai che invece paradossalmente quello di cui tu stai parlando, e che se vorrai non lo approfondiremo nel proseguio, sì, in realtà non è un reato. Cioè no, quando io capto una conversazione di un soggetto, per esempio all'interno dei luoghi di privata dimora, no? Normalmente questo è l'oggetto della normativa, più precisamente l'articolo 615 bis, se io capto una conversazione all'interno di casa mia in cui uno dei due partecipanti sono io, sì, per esempio io registro una conversazione tra me e mia moglie in cui specifichiamo tutta una serie di cose, sì, per esempio anche in sede di separazione e quant'altro, certo, in realtà non è un reato perché è consentito. Non è consentito, ecco, invece
per esempio, registrare le conversazioni tra due soggetti. Perfetto. Quindi tra un'altra persona e un'altra ancora, di cui sostanzialmente chi registra, chi capta la conversazione non ne fa parte, perché significa di fatto è un'intromissione nella privacy sua e altrui. Quindi di fatto se uno dei due conversanti sono io che registro, non è reato. Ok? Mm-hmm. Se invece sono altri due soggetti, sono Perfetto. Soggetti terzi, è reato. È reato, ok. Quindi questa è una differenza sostanziale, poi la vedremo meglio nel proseguio eventualmente. Comunque diciamo che partendo da quelli che sono i procedimenti giudiziari, come avvengono le intercettazioni, come vengono disposte, innanzitutto possiamo dire che dobbiamo parlare di due diverse tipologie di intercettazioni, le intercettazioni telefoniche, quelle che sono più note, conosciute e più, che è quella appunto che avvengono, le conversazioni che avvengono per il tramite del telefono. E poi ci sono le ambientali, che invece sono le conversazioni che avvengono all'interno di un luogo, un sì. luogo che può essere appunto una privata dimora, un luogo aperto al pubblico, oppure può essere anche un'autovettura, per esempio, no? Ebbene, queste conversazioni per essere intercettate necessitano, per avere una validità probatoria, indubbiamente di un provvedimento del giudice. Certo. In altri termini è necessario che il pubblico ministero faccia la richiesta al giudice per le indagini preliminari, il quale, vagliata la sussistenza di quelli che sono i requisiti previsti dalla legge, lo autorizza. Okay. E nel nostro codice di procedura penale la validità di quelle che sono l'attività captativa delle conversazioni non può essere superiore a 15 giorni, quindi ogni 15 giorni va rinnovata la richiesta e al tempo stesso va rinnovata l'autorizzazione. Se così non è, le conversazioni che sono captate al di fuori del limite temporale di cui vi dicevo non sono utilizzabili ai fini del procedimento penale. Approfondiremo ancora di più fra poco o dopo la pubblicità. Dunque, stavamo affrontando la questione delle intercettazioni telefoniche e abbiamo comunque cominciato, appena iniziato, a denunciare quella che è la legislazione riguardante proprio questo tema. Proseguiamo, andiamo avanti, sì. Perché innanzitutto bisogna dire che non per tutti i reati che vengono commessi, no, sono disposte le intercettazioni, cioè uh-huh. essendo, come dicevamo all'inizio, una compromissione così grande di quelli che sono i diritti inviolabili della persona, diciamo non tutti i reati come tali possono essere come dire, perseguiti per il tramite appunto delle intercettazioni, ma è necessario che si tratti di una certa tipologia di reati particolarmente invasivi o comunque particolarmente allarmanti per la società. Ed infatti in questo senso l'articolo 266 del codice di procedura penale specifica quelli che sono i reati base, no? In cui sono utilizzabili le intercettazioni. Parliamo soprattutto dei delitti più gravi, quali sono quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o comunque della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, i delitti contro la pubblica amministrazione, no? La corruzione, la concussione, sono utilizzati soprattutto per i delitti che concernono le sostanze stupefacenti e quindi la droga, no? Che sono soprattutto, per esempio, nel nostro tribunale, nel nostro comprensorio, sicuramente i delitti che si perfezionano con più frequenza, e poi anche quelli che concernono le armi e le sostanze esplosive, il contrabbando, e poi tutta una serie di reati quali sono sicuramente come meno apprezzabili dal punto di vista della loro sanzionabilità, ma che certamente dal momento che spesso si possono in qualche modo compiere per il tramite del telefono, come per esempio le molestie, no? le continue ingiurie, quante volte ci sono appunto la telefonata di colui che vuole sì, perseguitare sì. la vittima, lo fa continuamente per telefono. Beh, in questo caso, sebbene si tratti di pene che non rientrano nel range di cui parlavamo all'inizio per i reati sostanzialmente più gravi, sono ammesse, così come per i reati sessuali, i reati in materia di pornografia, di sfruttamento della perché penso che possano rappresentare una testimonianza tangibile, cioè, sì, certamente, quando certamente. Nel momento in cui ho uno stalker che appunto mi perseguita, l'unico modo, uno dei pochi sicuramente è proprio è registrare quello. Le telefonate e far capire insomma al giudice o chi sia che cioè, questa persona mi perseguita. Sì. Ricordiamoci che da ultimo, in aggiunta a quello che dicevamo, è possibile fare e intercettare anche le comunicazioni informatiche e telematiche, no?
sappiamo come la tecnologia si evolve, per esempio l'intercettazione, le conversazioni possono avvenire per esempio per il tramite di Skype. Certo. Per capirci, Skype, lo spieghiamo a tutti i nostri telespettatori, è una modalità telematica che consente di parlare appunto per il tramite del computer con un altro soggetto che può essere posto anche ad una distanza illimitata di tempo, di chilometri. E quindi questo strumento informatico consente la conversazione. È chiaro quindi che anche Skype può, certo, permettere a chi vuole delinquere di utilizzarlo come strumento di comunicazione. Come tale può essere anch'esso, mm-hmm, appunto, sebbene non rientri nella tipologia originaria, no, ante queste innovazioni tecnologiche, quindi le conversazioni tra presenti, le conversazioni telefoniche, anche le conversazioni informatiche o telematiche possono essere anch'esse oggetto di intercettazione. Ma infatti abbiamo visto in molti processi che si sono svolti di recente che hanno anche utilizzato le comunicazioni tramite chat, tramite Facebook. Sì, 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 quello ne abbiamo parlato, no? Già tante, certo, volte. Quindi sono tutti strumenti, pure l'intercettazione può essere, insomma, oltre che quella classica del telefono da fisso, dal cellulare, anche, quindi Skype, abbiamo visto anche la chat stessa può rappresentare un'intercettazione telefonica, tra virgolette. Come avviene materialmente, sì, no? la richiesta dal punto di vista, magari ne informiamo in maniera più compiuta i nostri ascoltatori. E il pubblico ministero, una volta che si rende conto, investigando per altri modi, con che c'è un'ipotetica notizia di reato a carico di un soggetto, quindi magari facciamo l'esempio più classico, se c'è una persona di cui si sa che svolge un'attività di cessione di sostanze stupefacenti, sì. Per evitare che questa sua attività, sicuramente dannosa, no, per la nostra società, possa proseguire, possa essere portata a termine, per evitare magari che, e per cristallizzare, chiedo scusa, anche quelli che sono gli elementi maggiormente a suo carico, che cosa si fa? Sì, il pubblico ministero rivolge al giudice per le indagini preliminari, che è il giudice competente per quella fase del procedimento, di autorizzarlo ad eseguire questa attività captativa delle conversazioni. Ci sono dei tempi che devono essere in qualche modo rispettati ai fini anch'esse dell'utilizzabilità delle intercettazioni e che in ogni caso sono che il giudice entro 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero deve autorizzare la richiesta mediante decreto, ok? Ok. E se questo non avviene nel termine stabilito, anche le intercettazioni che sono eseguite, sì, non hanno validità, non possono essere utilizzate. Quindi, okay? Questo è un presupposto fondamentale. Fondamentale, così come quello che vi dicevo all'inizio, la durata è 15 giorni, quindi se il decreto del giudice per le indagini preliminari autorizza il pubblico ministero ad intercettare la conversazione tra Tizio e Caio dalle 00 del 20 maggio alle 00 del 4 di giugno, sì, perché se non erro maggio ne porta 31, sì, se si fanno oltre, quindi se si fanno, che ne so, vengono intercettate conversazioni rilevanti dal 01 del 5 di giugno e non, sì, vi è intervenuta nel frattempo un'ulteriore richiesta e conseguenziale autorizzazione da parte del GIP, allora in questo caso le conversazioni che sono successive allo 0,01 minuto del 5 di giugno in poi non sono utilizzabili, voi comprendete bene, con le conseguenze anche in ordine alla validità dell'indagine, dell'impianto accusatorio, del teorema che è stato validità costruito. E quindi è importantissimo, no, rispettare questi limiti che possono apparire anche per taluni versi anche esagerati e non tecnici, però in realtà sono fondamentali sempre per quel rispetto delle garanzie di cui parlavamo, certo, all'inizio. Certo. Senti, ci andiamo ad ascoltare una canzone, che di cose ce ne so da dire, però facciamo metabolizzare, prego, prego, i nostri ascoltatori, perché giustamente il tema rimane ascoltato così tramite la radio, rimane a volte anche un pochino difficile. Ora Cesare Cremonini, La nuova stella di Broadway. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea.
chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di... Senza lei, nudo nella tempesta là fuori Union Square, entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. Amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di... scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... Eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Radio Stella Città, è il momento dell'angolo dell'esperto, avvocato Andrea Miroli a fianco a me, stiamo approfondendo la questione delle intercettazioni telefoniche. Ci è rimasto qualche minuto prima di andare ad ascoltare il radiogiornale sportivo. Sì. Vogliamo fare qualche altro piccolo accenno, sì, in merito alla questione? Allora, diciamo, queste intercettazioni, no, che poi sono, che fine fanno? Perché poi è importante capire come vengono utilizzate. Mm-hmm. Nel momento in cui, perché capiamo come avvengono materialmente, quindi se io, noi due parliamo di un'attività, di un qualche cosa che ha a che fare con un'attività delinquenziale, dall'altra parte c'è un soggetto che ascolta, quindi certo, ci sarà il maresciallo, il brigadiere carabinieri o chi per loro, che materialmente accennano alle conversazioni, cioè fanno un sunto e le registrano, ne fanno un apposito verbale che viene indicato in un registro, ok? Cioè si chiama il numero di progressivo, il RIT che è il registro delle intercettazioni telefoniche, portante il numero della telefonata che è il progressivo. Trascrivono tutto? Le trascrivono, no, in forma riassuntiva,
comunque a penna ovviamente. Poi queste conversazioni devono essere trascritte, mm-hmm, materialmente, parola per parola. Infatti, quindi... E spesso non vengono trascritte bene, vuoi per la mole di lavoro che hanno, vuoi per tantissime altre motivazioni. Sta di fatto che noi difensori capita di trovare, se si ha il tempo di ascoltare tutte le conversazioni, perché poi ad un certo punto, come vedremo, del procedimento penale, le conversazioni vengono messe a disposizione della difesa. Giustamente. Il difensore con i suoi collaboratori si prende il bel dischetto e se le legge, se le, pazienza, sì, e se le legge tutte, scegliendo per scegliere quelle che poi dovranno essere trascritte davanti al giudice. Sì. Cioè, perché ricordiamoci che le intercettazioni vengono fatte nella fase delle indagini preliminari, quindi materialmente la disponibilità ce l'ha di, come mezzo di ricerca della prova, il pubblico ministero. Mm-hmm. Non significa che queste poi ce l'avrà il giudice, che sarà colui in fase dibattimentale che dovrà decidere se Tizio è colpevole oppure no. Ok. E come avviene questo? Poi ne parleremo nel proseguo. Nel proseguo. Quindi ci fermiamo e andiamo ad ascoltare. Bravissimo comunque, ormai sei diventato veramente radiofonico. Ha percepito in pieno il timing. Andiamo ad ascoltare le news dal mondo sportivo. Avete ascoltato Radio Stella, Città News, Sport. E prima hai dato un piccolo anticipo di quello, sì, che avresti voluto trattare in questa terza parte, terzo, sì, blocco del nostro programma. Io vi descrivo la cosa anche dal punto di vista del difensore, che, come comprenderete, per logica è assolutamente diverso, anzi potremmo dire agli antipodi rispetto a quello del pubblico ministero. Sì. Per cui un altro aspetto importante è quello che le operazioni di intercettazioni devono essere compiute, lo dice specificatamente il terzo comma dell'articolo 268 del nostro codice processuale, sì, per il tramite degli apparecchi, gli impianti che sono presenti all'interno della Procura della Repubblica. Nella specifica sezione della Procura della Repubblica esiste una stanza dove materialmente ci sono gli apparecchi che vengono utilizzati per l'attività di captazione. Perfetto. Beh, non è così semplice, nel senso che questi apparecchi, voi comprenderete, li la mole... Li puoi comprare su internet, ribadisco il concetto che questi apparecchi si trovano anche in questo su mercato. Su internet si trova tutto. Ecco. Certo è che li utilizzi, commetti un reato, eppure grave, viene arrestato subito, quindi diciamocelo se viene scoperto. Comunque, per dire, se questi apparecchi sono utilizzati in svariati procedimenti, sì, penali, e quindi non c'è modo di utilizzare questi apparecchi qua, che succede? Sì. Chiaramente si avrebbe una situazione di stallo, non di poco. Certo. Allora possono essere noleggiati quelli di società esterne che fanno appositamente questo lavoro, no? Quindi il sostituto procuratore della Repubblica chiama questa società e dice: che mi puoi noleggiare questi impianti per fare un'attività di intercettazione su Tizio e Caio, eccetera? Però per far questo è necessario un apposito provvedimento autorizzativo in cui si esplicita le ragioni per le quali non possono essere utilizzati gli impianti presenti all'interno della Procura della Repubblica, per questo è necessario utilizzare impianti esterni. Okay. Che cosa succede? Succede che spesso invece questo decreto autorizzatorio, che deve essere esplicitamente motivato con le modalità, sì, di cui parlavamo poc'anzi, manca. E questa è una prevista pena di inutilizzabilità. Certo. Quindi possiamo trovare anche noi, dal punto di vista difensivo, delle manchevolezze che per ragioni i mitici di cavilli. Sì, sì, i mitici cavilli ci sono nel compimento di questa attività. Ed è per questo che spesso capita che sfruttiamo queste cose, no? Può capitare, immagino che possa capitare, assolutamente, anche perché, come si dice, spesso la mole di lavoro fa è ampia, che a volte si commettono purtroppo queste sviste, che però risultano essere fondamentali ai fini del processo, immagino. Assolutamente, brava. Vedi, mo fra poco. Io ho utilizzato il timing del radiofonico, ma tu quello giudiziario, no? Sto piano piano, vedi, anch'io brava, imparando qualcosina in più. Allora, poi, ovviamente, come dicevamo, non può avvenire sine die l'attività intercettativa, certo, deve essere disposta entro 15 giorni, terminato il periodo in cui il pubblico ministero ritiene che sono stati acquisiti tutti gli elementi di reità a carico di Tizio, smette l'attività intercettativa.
ovviamente. E che cosa fa? Lo deposita gli atti nella sua segreteria. E deve dare immediato avviso al difensore che entro 15 giorni può prendere copia di queste intercettazioni. Ma una domanda. Aspetta, allora. Scusami, okay. Finisco il pensiero. Però, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, cioè quindi se ovviamente nel momento stesso in cui viene data conoscenza al difensore che ci troviamo di fronte ad un'attività captativa, chiaramente potrebbe, e ovviamente il difensore ne dà subito comunicazione al proprio assistito, no? Potrebbe capitare che l'assistito possa compiere attività che in qualche modo possono essere a scapito delle indagini. Allora se ne ritarda il deposito, cioè il pubblico ministero fa richiesta al GIP, che lo utilizza sempre, di non depositare e quindi di non dare avviso all'indagato, al suo difensore, che sono state depositate queste intercettazioni, ok? E quindi la si ha cognizione dal punto di vista difensivo soltanto quando avviene la chiusura delle indagini preliminari, diciamo così. Questo al fine onde evitare appunto che ci sia un pregiudizio per l'indagine. Okay? Ottimo, perfetto. Ma la domanda che a me prima veniva, per, non so se ti faccio insomma correre un po' troppo a livello di tema. No, prego. Le intercettazioni che fino a un po' di tempo fa si trovavano pubblicate anche all'interno dei giornali. Questo è un problema. È un problema grandissimo. Cioè, che le trovavi anche in rete, perché io faccio molto riferimento a internet. Si trovavano molte intercettazioni di non solo processi al di là del Berlusconi, perché con lui c'è stato tutto lo scoppio, insomma, per il discorso delle intercettazioni, rubi, però non solo di questo processo, anche di altri processi sono state pubblicate le intercettazioni. Questo è un reato? No, non è un reato in questo senso. Quando è che vengono diffuse? Sì. Vengono diffuse quando ne ha conoscenza anche il diretto interessato, ok? Quindi il punto è, sarebbe sicuramente reato nel momento in cui fossero diffuse quando sono ancora secretate. Sì. Se invece nel momento stesso si dà quasi per certo, anche se poi adesso facciamo una valutazione anche relativamente alla tutela di chi subisce, no, l'attività di indagine, però diciamo che dal punto di vista giuridico perché non c'è reato? Perché nel momento in cui se ne dà contezza al diretto interessato è come se improvvisamente diventano pubbliche e quindi possono essere diffuse. Ok. Questo certamente a detrimento di quelli che sono i diritti dell'interessato, che si viene, come dire, viene sbattuto in piazza, si viene diffusa al pubblico ludibrio normalmente, quelle che sono l'oggetto di conversazioni che sono nella maggior parte dei casi sono estremamente intime e riservate, perché sicuramente non vengono diffuse le intercettazioni che hanno per oggetto, per esempio, natura, reati, eventi, non so, sostanze stupefacenti o quant'altro, ma vengono diffuse normalmente quelle che possono avere un interesse maggiormente, no, giornalistico. Anche di gossip. Guardiamo il processo, per esempio, tu l'hai citato più volte, però il processo Ruby, in realtà, se noi ci rendiamo, vogliamo fare anche una valutazione di natura politica oltre che natura giuridica, si sta facendo un processo a quella che è l'attività, ai divertimenti, alle voglie, no, di Berlusconi. Perché dal punto di vista strettamente giuridico il reato che si contesta è la prostituzione minorile a Berlusconi, cioè di aver compiuto un'attività sessuale con un soggetto all'epoca era minorenne, anche se aveva un'età superiore a 14 anni, quindi laddove c'è il consenso non è reato. Qual è invece il reato che ha compiuto Berlusconi? È di averla pagata, quindi che c'è stata un'attività sessuale dietro meritricio. Per cui se la persona, sebbene consenziente, quindi avente un'età l'aspetto della volontà non scrimina, non determina il reato, quindi soggetto... minorenne, però un'età superiore ai 14 anni, quindi consenziente, se laddove fosse stato maggiorenne non ci sarebbe stato reato. L'elemento in più che determina invece il reato in questione è appunto il meretricio. Ora, di tutto questo si è parlato, tranne che questo si doveva parlare, no? Ma di tutto si è parlato tranne che di questo. Si è parlato invece delle cene, delle altre ragazze, di quello che succedeva. Però capite bene che questo non è un reato, sono affari di Berlusconi, giusti o condivisibili o meno, non entriamo nel merito. Però sicuramente voi capirete bene che da questo punto di vista il famoso accanimento giudiziario di cui si è parlato può
essere giustificato proprio da questo travalicamento di quello che era invece il fine del processo, e quindi dimostrare la responsabilità di Berlusconi relativamente a quel reato lì. Però, nel senso, la domanda che mi viene è se possono essere magari pubblicati gli atti inerenti il processo, però quelle situazioni appunto che riguardano la tua vita privata. Certo, siamo d'accordo, però è avvenuto. È avvenuto, la legge lì può tutelarti. Può tutelarti. Qui si tratta, se ci si nasconde poi dietro al problema che si tratta di notizie che sono di pubblico interesse, poi si può ottenere tutto, perché noi la libertà di stampa è un altro diritto, come giusto che sia, stracostituzionalmente garantito. Per cui si vengono a scontrare questi due diritti, queste due libertà che sono entrambe così importanti, di fatto viene ammesso. Viene ammesso, e questa è la situazione, un po' il paradosso a volte. È certo che pure voi giornalisti spesso ce ne mettete delle vostre. No, ma assolutamente, poi alla fine è interessante, noi cerchiamo lo scoop e noi cerchiamo sicuramente di accattivare più lettori possibile, io non lo metto in dubbio, però, e è giusto pure di pubblico interesse, però la domanda che nasce a me spontanea, perché noi anche abbiamo in teoria un'etica, come sapete, anche noi abbiamo un codice deontologico, però a volte in effetti dietro c'è la notizia, però è vero anche che vengono permesse a volte queste situazioni, e quindi automaticamente noi ci sentiamo autorizzati. Considera che... è questo lo scontro che c'è. Sì. Cioè, nel momento in cui a livello legale non ho nessuna conseguenza, come si dice, nel momento in cui non c'è la sanzione, io lo faccio. Considera che se vogliamo proprio essere precisi e informare i nostri ascoltatori relativamente a quello che dicevamo poc'anzi, le conversazioni che quando vengono messe a disposizione della parte, quindi diciamo all'indagato e al suo difensore, poi avviene una fase che poi a cui non viene mai data attuazione nella pratica, ma che esiste nel nostro codice di rito, che è quella cosiddetta dell'udienza stralcio, cioè il giudice per le indagini preliminari dovrebbe fissare un'apposita udienza in cui viene stabilito la conversazione che può essere utile ai fini del processo e tutte quelle che invece non le sono. Okay. Quelle che non lo sono dovrebbero essere conservate in un apposito ufficio delle segreterie del pubblico ministero e, a richiesta degli interessati, distrutte. Cioè la conservazione delle intercettazioni registrate che sono inutili per il procedimento penale non avrebbe proprio ragione di esistere, e invece possono essere utilizzate. Quindi ritorniamo a quello che dicevamo prima, perché si parla di le intercettazioni, parliamo sempre di rubi, che non hanno elementi di reità, e invece magari quelle, perché da quello che mi risulta, per esempio, non ci sono intercettazioni rilevanti tra Berlusconi e Rubbi che sono attinenti, no, il capo di imputazione. Perfetto. Eppure non se ne è parlato in alcun modo, se ne è parlato di quello altro. Naturalmente fa meno notizia. Lo so. E poi qui interviene anche un pochino la Silvia che c'è in me, che vuole stuzzicarti, e c'è anche il fatto che, come abbiamo visto comparire più volte su Striscia la Notizia e non solo alle Iene, e anche purtroppo nel nostro tribunale, a volte c'è la è talmente facile accedere agli atti senza autorizzazione che purtroppo si può venire a conoscenza di tante informazioni che in verità dovrebbero essere segrete, o che sia, dovrebbero essere state cancellate, invece non lo sono state, rimangono lì a disposizione, che a volte tante persone possono venire a conoscenza di informazioni che in verità non dovrebbero essere pubbliche. Questa è una piccola frecciatina, non so, magari si arriva anche a qualcuno che ha l'ascolto, però succede, può succedere, e c'è stata la dimostrazione più volte per i programmi televisivi a livello nazionale che c'era la possibilità di accedere agli atti senza dover. Ma secondo voi chi è che diffonde gli atti? È semplice da capire, no? Sì, gli atti escono dall'ufficio, da quegli atti vengono compiuti. Certo, quindi... è logico. Però lì non c'è. No, ma al di là di tutto, che a volte è possibile anche accedere, perché c'è carenza anche di personale all'interno dei tribunali. No, aspetta, qui sta dicendo un'altra cosa, che si parlerebbe quasi di un furto, no? Sì, io ti parlo anche di entrambi i casi, sia di furti. Questo non è mai capitato. Francamente mi pare difficile che, per esempio, facciamo un caso concreto che un giornalista arriva. No. O chi per lui che arriva. Ah, ma aspetta, tu ti riferisci anche a attività di furti all'interno del Palazzo di Giustizia?
sia certo. per ho capito di distruzione dei documenti, sì sicuramente. Sì. No, adesso io stavo pensando, per esempio, a chi può avere accesso agli atti per poi utilizzarli mediaticamente. Quindi sono i giornalisti. No, per distruggerli assolutamente. Sì, è capitato anche da noi, insomma, nel nostro palazzo di giustizia, no? Appunto. Per questioni di natura civilistica, però, non sì. per questioni di natura penale. Però potevano accadere in qualsiasi caso, che comunque c'era questo libero accesso sì. a questi atti e non c'era la dovuta sorveglianza. Sì, sì. Beh, se per faldoni. Questo da noi è stato possibile anche che ignoti abbiano rubato le marche che erano apposte sugli atti, no? Per Appunto. Poi rivenderle. Sì, sì. E succede, non si capisce come, ma succede. E poi la cosa curiosa, magari vedi, quelle telefonate, quelle intercettazioni le avrebbero dovute cancellare, non sono state cancellate e rimangono di dominio pubblico. Capito? È un po' un piccolo... Un cane che si morde la coda. Sì, è un cane che si morde, al di là del nazionale, io vedo anche il locale, faccio questi salti, insomma, assolutamente, sì. temporali. Lo conosciamo meglio. Che sicuramente conosciamo meglio. È successo, ma hai detto giustamente riguardava il civile, però è successo, quindi magari qualcuno... Sì, sì, per il penale non potrebbe assolutamente succedere. Per il penale succede che invece questi atti, parliamo appunto sempre delle nostre intercettazioni, il contenuto venga divulgato, chiediamoci da chi, appunto, sicuramente dagli uffici presso cui, insomma, certo. questi atti, come diciamo, sono stati compiuti, perché dal lato difensivo chiaramente non si ha interesse, no, a diffondere, certo. quindi non sono certamente gli indagati o i loro difensori a diffonderli, questi ecco. dati. Sicuramente è una grave lesione di che cosa? Forse di un diritto, appunto, alla privacy, alla riservatezza. In realtà si dovrebbe parlare della giustizia soltanto, no, nelle aule di processo. Sì. Invece spesso capita che non è così, anzi che i processi si fanno sulla stampa. Guardiamo per esempio Porta a Porta, no? Porta a Porta è il classico esempio in cui si costruiscono dei processi per una questione, degli altri processi, no? Diciamo dei processi che non sono processi mediatici, che sono allo stesso modo importanti quasi come processi, anzi forse più importanti, perché sono anche più seguiti. Guardiamo per esempio il caso, per esempio, di Cogne, che è stato, no, l'inizio, certo. di tutto. Perfetto. Dove per esempio il difensore, il professor Taormina, è diventato difensore della Franzoni successivamente, soprattutto per la sua frequentazione del Porta a Porta, perché veniva chiamato da Vespa, no? Certo. E non male, è riuscito poi a accaparrarsi la difesa sottraendola al professor Grosso, che invece era il difensore che era stato nominato originariamente, che è persona veramente di una signorilità veramente non da tutti. E però quindi succede, no? Come no, se succede. E quindi questo magari può legittimare, per esempio, adesso noi con la morte di Andreotti, no, si è parlato della differenziazione, in questo stiamo spaziando, no? Sì, però sì, la differenziazione sì. tra quella che è la condotta che ha avuto per esempio Andreotti rispetto a Berlusconi, cioè Andreotti si difendeva nel processo, non dal processo, no? Sì. Però erano tempi diversi. Berlusconi invece si sta difendendo dal processo. Noi vediamo come in realtà la sua difesa sia quella proprio di cercare in qualche modo, no, di minare la imparzialità dei giudici, soprattutto di quelli di Milano. Certo. E questo per certi versi fino adesso ha pagato, perché nella maggior parte dei casi lui è stato assolto e ci sono state delle prescrizioni. Sì. Poi adesso è stato invece condannato nel processo quello dei diritti di Mediaset, sentenza che è stata confermata in appello. Sì. Però come avete visto, non so se avete notato in maniera molto sottile la differenziazione strategica, perché per esempio riguardo al processo di Cassazione, unitamente ai suoi difensori storici, no? Uno estremamente combattivo e pro Berlusconi fino alla morte, è Niccolò Ghedini, no? Invece adesso è stato nominato e fa parte del collegio difensivo, che è il professor Coppi, che invece non si sarebbe mai prestato a fare questo tipo di difesa come l'ha fatta appunto Ghedini, tra l'altro benissimo, che è stata appunto quella di perorare sempre e comunque la difesa del suo assistito, soprattutto non solo nel processo, certo. ma dal processo. Questo Coppi non ha bisogno di fare, quindi è un qualche modo, è un tentativo, si ritiene, insomma, no, di Berlusconi di cercare di avere magari un atteggiamento più conciliante nei confronti dei giudici in vista del processo di Cassazione rispetto a quanto è stato fatto fino adesso nel processo del merito.
Eh già, no, potremmo parlarne all'infinità. Non ti voglio distogliere troppo, insomma, da quello che è assolutamente, l'argomento. Assolutamente, forse è anche più interessante, no, per i nostri ascoltatori. Beh, sicuramente, poi io, secondo me, poi quando parli di Berlusconi, alla fine vai a finire un po' sul gossip. Al di là di tutto, tu dici, lo spinge naturalmente questo tipo di valutazione. Sì, lui, sì, no? Sì, è automatica. Questa è la considerazione che ti facevo proprio all'inizio, proprio in automatico. È come se ti coinvolge, perché dici, ma cosa, che combinerà adesso? Perché poi ne sa sempre una più del diavolo. Guarda, facendo un attimino stupisce. Una parentesi. Sì. Simpatica in questo contesto, per quello che dicevi te, qualche tempo fa sono andato a vedere uno spettacolo, non so se lo conosci, Dario Cassini, che è un comico, un cabarettista, certo, molto simpatico del romano, il quale diceva, proprio nel periodo, insomma, del maggiore accanimento mediatico nei fronti di Berlusconi, diceva: una volta c'erano, sì, gli Andreotti, Forlani, coloro, sì, ogni tanto qualcuna ne facevano, ogni anno ne faceva una all'anno, due all'anno, questo ne fa una tutti i giorni, quindi non gliela faccio a stargli appresso, tu pensa, quindi questo, no, verso... La questione è quella che lui proprio gliele serve proprio sul piatto d'argento. Io mi ricordo che il periodo che lavoravo al Parlamento Europeo, quindi seguivo la politica italiana da Bruxelles, mm-hmm, direttamente. Bene, io ogni giorno arrivavo al Parlamento e c'erano magari i miei amici austriaci, tedeschi e così, lo sapevano, ma lo sai cosa ho combinato oggi Berlusconi? Tra prima pagina de El País, Le Monde. Io, dai, veramente. Sì, è vero, questo è verissimo, però bisogna anche dire che qui stiamo in Italia, non siamo, sì, né in Francia, né in Inghilterra, né in Germania, per cui bisogna dire anche questo, noi non possiamo, dobbiamo anche tenere conto, per essere oggettivi, delle nostre valutazioni, che, certo, siamo in un paese diverso, con delle abitudini diverse, dei costumi diversi, e quindi però è vero che ne combinavano. Dovremmo essere più nazionalisti da questo punto di vista. Perché quello era il periodo delle corna, sì, alla, sì, Merkel, sì, certamente. Poi del periodo che era abbronzato Einstein, Obama, che ha tirato fuori veramente tante. Sì, sì. Era quel periodo lì che io stavo su, e quindi ogni giorno eravamo, diventavamo un po' i simpatici, sì, e Berlusconi ha combinato. Senti, ci andiamo ad ascoltare una canzone in chiusura, perché abbiamo chiacchierato tantissimo e poi ci rimangono altri pochi minuti. Manca molto, insomma, da dire. No, diciamo. No, non molto, non molto. Bene, allora andiamo ad ascoltare, vedi, la canzone dal titolo Buona Fortuna di Alex Britti. Saranno stati anche gli anni migliori, ma non puoi mica parlarmene sempre, sottolineando tutti gli errori. Poi si finisce a parlare di sesso e come adesso non c'è più. In questo cielo da un milione di stelle, se una si spegne non si vede neanche. In questo oceano di emozioni, mi sei vicina ma ti sento distante, come amante e come sei. Ma se tra noi era qualcosa di vero, si può mica sciogliere adesso. Non sono stato mai così sincero, vorrei giurarlo ma so che non mi credi lo stesso. E allora ti sorprendo, faccio qualcosa che non ti aspetti. Magari vado via, così alimento i miei difetti. Dimmi almeno buona fortuna, perché mi resterai per sempre. Siamo stati sulla luna, dopo un po' siamo tornati per terra. La guerra a noi non appartiene, perché tra noi è speciale. Noi due stavamo bene, anche se stavamo male. Dimmi almeno buona fortuna, perché non ci sarà rancore, amore. E passeranno gli anni, ci resterà quell'emozione incosciente. La mente ci lascerà vicini, anche se lontani. Adesso non è tardi, se ieri è già domani. Saranno stati anche gli anni migliori, e son contento che almeno è successo, perché arrivare così lontano non capita mica a tutti, tra i miei amici né tra i tuoi. Perché eravamo così uguali a certe cose, troppo diversi. Trascuravamo i nostri ideali, inseguivamo un sogno ma poi ci siamo un po' persi. E adesso tutto bene, la vita scorre regolare. Ma certe sensazioni non potranno più tornare. Dimmi almeno buona fortuna, quando ogni tanto ci penso ancora. Vorrei vederti un giorno, velocemente raccontarti di me per un'ora. E poi sentirti dire che tra noi è speciale. Noi siamo due pianeti che non si possono incontrare. Dimmi al
buona fortuna, che non ci sarà rancore, amore, e passeranno gli anni, ci resterà solo un ricordo elegante, la mente ci lascerà vicini, anche se lontani. Adesso non è tardi, se ieri è già domani, il sole splende adesso, ognuno ha la sua vita, la sua metà del letto, la cima della sua salita, il sole fa il suo dovere, ci scalda e ci consola, il destino ci stupisce, come un'aquila che vola, ci lascerà vicini, anche se lontani. Adesso sto sognando, poi mi sveglierò domani. Siamo nelle ultime battute, ma sono rimasti ancora qualche minuto. Concludiamo quindi questo, quello che è l'argomento di quest'oggi, ovvero le intercettazioni telefoniche. Ci sono stati, insomma, e ambientali, perché giusto. La norma è la stessa, anche quelle telematiche. Diciamo. Mm-hmm. Siamo agli ultimi battuti. Andiamo a chiudere l'argomento con una precisazione di natura meramente procedurale, cioè che le intercettazioni non possono essere utilizzate materialmente per altri procedimenti. Cioè, spesso può capitare, per esempio, che le intercettazioni vengono disposte, per esempio, per una tipologia di reato. Può capitare che in questa intercettazione si abbia contezza indiziaria anche di altri elementi di reità, no? Afferenti sì. Altre persone e quant'altro. E beh, queste intercettazioni, laddove poi si dovessero aprire altri procedimenti penali per queste vicende che sono in qualche modo tratte, che hanno spunto dalle conversazioni telefoniche mm-hmm. intercettate, non possono essere utilizzate, salvo che sì. nell'altro procedimento, salvo che l'altro reato per cui si è dato corso a quell'altro procedimento penale, mm-hmm. proceduralmente può prevedere un'ipotesi di arresto, sì. quantomeno in flagranza di reato. Quindi, se per esempio c'è si può avere contezza di un reato di furto, siccome il furto prevede l'arresto obbligatorio laddove viene sì. Stigmatizzato in flagranza di reato, per cui se io colgo tizio nell'atto di rubare una mela lo posso sì. arrestare, ok? In quel caso le intercettazioni possono essere utilizzate. Diversamente, se invece è un'ingiuria,
se è una molestia, per esempio, per le quali invece non è previsto l'arresto, allora non possono essere utilizzate. Anche questa è una valutazione che ha una certa importanza, perché capita sovente, no? Certo. che accada questo. Quindi diciamo che abbiamo detto che possono essere utilizzate soltanto nel contesto delle attività autorizzative per cui possono essere disposte. E da ultimo facciamo quindi quel corollario di quello che abbiamo detto all'inizio, quindi ricordiamoci di stare attenti. Certo. Se per esempio dei ragazzi, quanto può capitare le riprese con le telecamere nascoste, no? Sì. Quante volte purtroppo capita, e quanto vengono i famosi filmati che vengono messi su YouTube e quant'altro. Bisogna stare attenti, perché se si è come protagonisti in qualche modo non costituisce reato. Se invece si capta per esempio un'immagine di altri due soggetti e quindi si viola la privacy, si commette un reato che è anche di una certa gravità, perché se non erro è punito, scusami un attimo, guardo il codice, da 6 mesi a 4 anni. Io credo che questa cosa l'avevamo vista anche con il tuo collega avvocato Claudio Annibali, mm-hmm. quando aveva detto in merito a Facebook a rendere pubblica immagini, foto e video. Sì. Che dice, uno magari non ci presta attenzione, ma rischi. Bisogna starci attenti. Sì. Rischi, insomma, magari delle denunce. Che non, cioè, così ti cascano, ti piovono dal cielo. Grazie, Andrea. Grazie a voi, grazie a te, Silvia. Gentilissimo. Allora, buona estate. Sperando che è arrivi. È un po' presto ancora, infatti, speriamo che arrivi. Perché qui non sembra che ci sia accenni a venire il caldo. E ti aspettiamo qui a Radio Stella Città per la prossima stagione. Grazie e in bocca al lupo.